Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. L'ultima volta ci eravamo fermati qui nell'area 0. Avevo già staccato l'alimentazione a due basi, quindi mancano altre due basi o postazioni di comando e poi possiamo finalmente entrare nel laboratorio del professore. Dunque, ci sono molti oggetti qui sotto, direi vero? Ah, ok, questa è la terza postazione, non ci ho neanche fatto caso. E vai, ecco un'altra stazione di monitoraggio. Quindi un altro Pokémon paradosso ci attende? Adesso sbuca fuori qualcosa di nuovo. E beh, avrebbe tutte quante le ragioni. Ma Donphan, no, dai. Il dialogo qui l'ho saltato, sì, ma non era niente di importante. Cazzo di, guardalo, sembra un dodo! Incazzatissimo Corviknight! Fa paura quasi così! Ad ogni modo entriamo, va. Non voglio perdere altro tempo. Ci sono anche i libri da leggere. I libri hanno una bombetta di lore ogni tanto, eh? O meglio, quello che abbiamo trovato prima sicuramente. Ragazzi, come vi sentite? Qualcuno è stanco? No, io non particolarmente. Anzi, sono fresco come una rosa. E se anche il Miraidon fosse come i Pokémon che abbiamo visto nell'area zero? Un Pokémon del futuro, intendo. Potrebbe essere. Anche se si creerebbe un paradosso temporale che non ha senso. In effetti ha un certo che di fantascientifico. Secondo me ci hai preso in pieno. Anzi, ora che ci penso, non basta chiedere a Pepe? Tu avevi la Pokéball di Miraidon e ci hai parlato delle sue diverse forme. Dovrei pur sapere qualcosa. Hai una memoria di ferro, eh? Ok, ho capito. Vuotare il sacco. Quel Pokémon, Miraidon, credo sia stato trovato da mio papà durante le ricerche sulla macchina del tempo. Lasciate che sia io a continuare. Lui ci ascolta sempre. È onnipresente. Miraidon, ossia il Pokémon che ho affidato a Link, è il primo Pokémon che sono riuscito a trasferire qui dal futuro durante le mie ricerche. Allora avevo ragione. Analizzando il suo codice genetico e il suo modello comportamentale, ho concluso che altro non è se la forma futura di Cyclizar, o Cyclizar, il Pokémon a cui la gente sale comunemente in groppa per spostarsi, e questo era abbastanza chiaro. Molti altri Pokémon sono giunti qui viaggiando nel tempo, ma sono riuscito a trasferire solo due esemplari della specie a cui Miraidon appartiene. Stai dicendo che c'è un altro di questi cosi? Vuoi vedere che fa parte della sua famiglia? Magari l'altro sta aspettando Miraidon da qualche parte dell'area zero. Ok, saltiamo anche questo pannello e ci siamo, ok. Finalmente un grande successo con la macchina del tempo, un Pokémon proveniente dal futuro è ora qui tra noi. L'ho chiamato Miraidon. Ma non è tutto, a breve avremo un nuovo tesoro in famiglia. Devo essere stato baciato dalla fortuna. Baciato, quindi questo è il professore che parla, certo. Dopo il primo successo sono riuscito a trasferire molti altri Pokémon dal futuro al presente. Ma ormai manca poco per creare il paradiso descritto in quel libro. Un luogo in cui anche noi tre potremo vivere per sempre felici. Un ultimo sforzo. Siamo pronti ad andare allora. L'ultima stazione ci attende. E poi scopriremo forse la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Quindi Miraidon è un Pokémon del futuro. Beh, ecco perché nessuno l'ha mai visto prima. Link, fammi subito affrontare Miraidon in una lotta. È ancora rintanato nella sua Pokéball. Ah, me ne ero scordata. Il fatto che venga dal futuro è una novità anche per me. Mio papà un giorno tornò improvvisamente a casa portandolo con sé. E per un breve periodo abbiamo vissuto tutti insieme nel laboratorio del faro. Ho dovuto promettere di non dirlo a nessuno, e per un po' ho dovuto anche badare a lui. Ora si spiega perché sei così informato. Ma un giorno Miraidon è impazzito e ha attaccato un Pokémon selvatico. Di conseguenza, la gente della zona ha cominciato a insospettirsi. E subito dopo mio papà l'ha riportato nell'area zero. Non mi stupisce, d'altronde è un Pokémon di un'altra epoca. Già, se l'avessero scoperto sarebbe stato un disastro. Da quel giorno non ho più visto né mio papà né Miraidon. Ripensandoci ora mi rendo conto di quanto sia stato infantile, ma per molto tempo l'ho incolpato di avermi portato via la famiglia. La verità è che devo Miraidon, e non mi andava di parlarne. Mi dispiace di non averti detto niente, Link. Avresti dovuto condividere subito delle informazioni così strabilianti, prima che venissimo qui perlomeno. Voi due siete impossibili. Un Hydreigon. Scusami? Ma è Hydreigon meccanico? Cioè meccanico del futuro? Paradosso, insomma. Collo ferreo. Non so che debolezze abbia. Questo Pokémon potrebbe essere l'oggetto
L'oggetto? Come l'oggetto? Ok, l'oggetto descritto come con il nome Corro Collo Ferreo. Un attimino. Bene, la grotta mi sa che era proprio questa qui davanti, quella da esplorare. Sì, là in alto ho visto la stazione di ricerca, ma era un'altra, era quella che già ho fatto. Una dovrebbe essere allora qui dentro, credo. Perché è normale che ci sia una stazione di monitoraggio più vicino al nucleo dell'area zero, no? Che senso ha metterle tutte quante fuori? Una è necessario che stia più vicina al nucleo, quindi ai cristalli. Bello come si muoveva. Ok, magari qui troviamo anche altri Pokémon paradosso qui dentro. Ah, mi sembrava shiny, però non si sa mai. È che il sacchetto non era colorato, quindi non so perché non si è colorato. Pensavo fosse uno shiny, invece no. Ah, eccoci allora, sì, è proprio qui. Bella la cascata lì che si infrange. Potevano non farlo, effettivamente. Che bisogno c'era? Eppure l'hanno fatto, quindi l'intento c'è, la voglia c'è. Manca qualcosa di fondamentale. Gente e tempo. Se non c'è il tempo, assumi la gente. Ma non funziona proprio così. È un po' più complicato assumere in un'azienda e smuovere il capitale. È molto diverso. Comunque, è pieno di cristalli qui. Sì, Nemi. Hai proprio ragione. Cadere qua giù equivale a lasciarci le penne. Hai ragione. Meglio fare attenzione a dove mettiamo i piedi. Il professore si trova laggiù. Finalmente fra poco potremo incontrarlo. Non preoccupatevi, sto bene. I cristalli qui intorno emanano la stessa luce della terra cristallizzazione o sbaglio? Mi chiedo se ci sia un collegamento. Abbiamo letto i libri, tu non li hai letti però, Penny. Oh, un Gabite che ha il suo harem di Garchomp, di Garchompine. No, di Gible. Non so perché mi è venuto Garchomp, mi è uscito fuori. Vabbè, prima o poi diventeranno dei Garchomp, dai. Oddio, un Glimmora mi sa che me lo catturo, mi servirebbe. E lui è affine al fenomeno Terra Crystal. Quindi questo è il posto più giusto dove trovare Glimmora. Però io giurerei di aver visto un Glimmet in superficie. E levatevi. Stavo osservando anche i Dadaspers perché alcuni Dadaspers hanno 4 segmenti invece che 3. Quindi un attimino volevo controllarli, ma no, nessuno ne aveva 4. Quindi ultima stazione di monitoraggio, stavolta non incontriamo niente di particolare. Bene, allora vado a farmi un giro per conto mio qui dietro. E dunque, wow, qui la terra cristallizzazione ha davvero avuto piede libero. Ma che è successo? Questo posto cade a pezzi. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutto. Qualcuno? Hello, ragazzi! Wow, professore, che spavento! Chiedo scusa, perché è tutto rotto qui? Mi scuso per l'inconveniente. Hello, ragazzi! Eh? Chi è lo scusa? Scusa, 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 scusa,
Ma che cavolo? Basta, è inquietante. E loro, vari ragazzi, raccomando. Il sistema verrà riavviato. C'era qualcosa di strano nella connessione? No, era il professore che era strano. Era quasi come se... Se l'ha fatto apposta, è uno scherzo di pessimo gusto. Mi ha fatto venire i brividi. Non penso l'abbia fatto apposta. Io... Vabbè, dopo magari vediamo. Prova, prova, hello, hello. Vi porgo le mie scuse per prima. La connessione ha subito delle interferenze. Sì, certo, come no. Pepe. Tutti i meccanismi di blocco sono stati disattivati. Ora potrete dirigervi verso il laboratorio zero, nella parte più profonda dell'area zero. Pepe sa qualcosa. Ho coinvolto nella ricerca qualcuno al mio livello come tecnica e intelletto. A volte è un po' troppo razionale, ma non posso lamentarmi considerando che la produttività è raddoppiata. Abbiamo trasferito con successo un ulteriore esemplare di Miraidon, più aggressivo del primo. Quindi quello che abbiamo noi è quello buono.
Mi servono più persone, mi serve più tempo. Lei se n'è andata. Giusto il tempo di veder nascere il bambino e ha fatto le valigie. Anche volendo coinvolgere il nuovo personale, non sarebbe subito affidabile. Quindi, allo stadio attuale, sarebbe inutile. Ah, se solo potessi sdoppiarmi. Se solo potessi sdoppiarmi. E poi qui ci dice come la nuova leva sia al suo pari. Wow, e vedendo come ha reagito Turum, la connessione. Un Turum del futuro robotico. Tanto che ci sono i Pokémon robotici. Un Turum del futuro robotico sarebbe il meno. Solo io ho trovato il professore inquietante poco fa. Magari era a suo modo di dare un tocco teatrale alle nostre avventure, sai, per entusiasmarci. Perché tu sei entusiasmata? Sì, parecchio. Forse ti conviene fare un salto in infermeria per un controllino. Pepe? Link, se le cose si mettono male, posso contare su di te, vero? C'è una lastra con dei simboli misteriosi. Dovrebbe essere Paldea, credo. Se quel coso si fermasse dal rompermi le scatole, potrei vedere meglio. Sembra la mappa di Paldea con l'area zero al centro. Però, boh, sembra la strada giusta. Poi magari non lo è, però. Io mi sono buttato veramente, poi non so se è giusto o sbagliato. Praticamente ho tagliato tutto, ho tagliato. Ma ho fatto bene alla fine, mi sa, eh. No, non ho fatto bene, proprio per niente. No, ho sbagliato qualcosa, aiuto. Ah no, aspetta, era là l'entrata, vero? Allora l'ho vista bene, ho visto bene. Volevo prendere prima la Pokéball, ma. Niente, non ce lo permettono. Quindi a questo è il punto più profondo dell'area zero? Eccoci arrivati. Che ne dite? Proviamo a cercare il tesoro della leggenda? Ma quale tesoro? Non ci crederei sul serio. È solo una cavolata per riempire i libri di testo. Ma chi è? Professore? Hello ragazzi, i miei complimenti per essere arrivati fin qui. L'edificio che avete di fronte a voi è il Laboratorio Zero. Ed è lì che si trova, giusto, professore? Sbaglio o è inglobato dai cristalli? I cristalli che si trovano nell'area zero sono dotati di un'energia misteriosa. Questa è in grado di alterare le capacità degli esseri viventi e può addirittura essere utilizzata per potenziare i vari macchinari. Ed è sempre questa energia ciò che permette ai Pokémon di terracristallizzarsi. Quindi, in pratica, pure questo edificio si è terracristallizzato? Pepe, chiudi la bocca per un secondo. Dunque, anche le terrasfere sono fatte con i cristalli dell'area zero? Esatto, anche se sono in ben pochi a saperlo, ma era abbastanza chiaro. Visto che avete disattivato i quattro meccanismi di blocco, dovresti riuscire ad aprire la porta di ingresso del laboratorio zero. Tuttavia, una volta aperta, i pericolosi Pokémon attualmente rinchiusi nel laboratorio potranno uscire. E allora, affrontiamoli. Non è nulla che voi quattro insieme non possiate affrontare. Mi raccomando, preparatevi a dovere prima di aprire la porta del laboratorio. Ci siamo qui io e Link, non c'è nulla da temere. Non potevo chiedere di meglio. L'ho letta con sarcasmo, ma non era sarcastico, penso, Pepe. Allora, apriamo questa porta. Vado a prendere la Pokéball. E apriamo allora sta porta del laboratorio, dai. Aspetta un attimo! Che ti prende proprio all'ultimo secondo? Se davvero ci aspettano dei Pokémon pericolosi, non sarebbe meglio far uscire i Miraidon? In effetti, nella grotta Bai è stato un portento. Vorrei rivederlo lottare in quel modo. Già, però, da quando siamo arrivati nell'area zero si rifiuta persino di farci salire in groppa. E poi non può assumere la forma lotta, giusto? Sotto sotto è veramente forte. E poi ha mangiato le spezie nascoste, sono sicuro che nel momento del bisogno si farà valere. Per di più, per un po' ha vissuto qui nell'area zero. Magari se lo si fa uscire dalla Pokéball potrebbe riuscire a portarci della sua famiglia, no? Beh, Pepe, non è niente male per due standard. Non sono molto convinta. Link, fa uscire Miradon dalla sua Pokéball. Ok, vediamo un po' che scombina. Oh, t'ho fatto uscire giusto per parlare, stai tranquillo.
Perfetto, ora che mi radono ecco, noi possiamo aprire la porta del laboratorio. E quello chi è? Un tuo parente che è venuto a trovarti? Oh, potrebbe essere... Qualcosa non va. Ma porotato, impaurito! Poverino! Otatino, dai, non ti fare impaurire da quel cattivone, su. Che ti prende? Non l'hai visto? Sei triste! Ma era impaurito! Quale triste? Quale riunione? Ma che altro che riunione! Ma proprio per niente! Ci mancava che quell'altro gli saltasse al collo, altro che! Ah, sì? Guarda che il mio radon è ancora scosso! Mi sa proprio che non sono per niente amici. Effettivamente avevo un'aria inquietante. Ma tu non farci caso. Ti basterà assumere una forma rotta e vedrai che avrai la meglio tu. Forse uno dei Pokémon pericolosi di cui parlava il professore è l'altro Miraidon. Ma non aveva detto che quei Pokémon sarebbero venuti da dentro il laboratorio? Da dentro. Eccoli. Quell'Ariyama è bellissimo. Come Ena? Rumble Rumble. Vabbè, Royal Rumble è diventata. Tutti contro tutti. Lottiamo allora. Uè, qua. Quanti? Siamo circondati. E direi proprio che non hanno intenzioni amichevoli. Ma quanti sono? Sono tutti Pokémon del futuro? Questo è un disastro fatto e finito. Visto, la pensa anche lui come noi. E allora tocca a me. Aspettavo proprio questo momento. Uniamo le forze, Link, e lottiamo fianco a fianco. Certo, Nemi. Forza, facciamo fuori, ma andiamo al tappeto, no? Facciamo fuori. Ah, dai, con sto Donphan, e cambiamo Pokémon, ci stava Ariyama, fammi fare Ariyama. Sto Donphan, 10 volte che lo affrontiamo, basta. A un certo punto. Manca è buono a mandarlo da capo con attacco solo, su. Fatti la parte, Lycanroc, guarda qua come si fa. Canzone ardente. Ardente, come la pasta. Oh mamma, che forza! Finalmente una sfida degna delle mie abilità! Bella averti dalla nostra parte, ma un po' mi fai venire i nervi. Dai, Penny, ti do una mano con questi allora. Oh no, aiuto! Dammi una mano, Link! Ma c'è anche Pepe, non so se vi siete accorti di lui nell'ultima ora e mezza. Dunque, Hariyama, che tenga il tipo lotta? Sì, potrebbe tenere il tipo lotta, che è il suo tipo principale. Mano ferrea, bello! Ok, non è acciaio perché non c'entra niente in effetti. Mantiene il tipo psico, bene. Elettro! Elettrolotta! Bello! Forse, non sono sicuro che sia elettro anche, però se fa un attacco elettro, lotta è sicuro perché psico gli ha fatto super efficace. Ha fatto un attacco elettrico. Potrebbe essere tranquillamente elettrolotto e sarebbe bello. Ci aspetta un futuro tremendo. Oh, senti quando ruggisce Miraidon. Stanno battendo in ritirata. Se quei Pokémon dovessero uscire di qui sarebbe la fine. Penny, inseguiamoli. Ma perché proprio io? Fermi, tornate indietro. Ah, aspetta, non sarai mica un po' troppo entusiasta? Speriamo bene per quelle due. Pensiamo neo che pochi che sono rimasti?
Link, sistemiamo prima quello più forte, ma quello più forte dici tu. Più che altro, quindi mantengono il tipo primario. Quindi Hydreigon rimane buio. Collo ferreo, perché non è proprio Hydreigon, è solo un paradosso che assomiglia ad Hydreigon, però rimane, mantiene il tipo buio. No, il tipo drago mantiene, non il buio, giusto. Il tipo principale è drago, certo. È giusto così. Ma Bostiff impara carineria e non è male. Non è male per niente contro il tipo buio magari davanti. Abbiamo un'intesa perfetta. Potere dell'amicizia e di tutte quelle lotte contro dominanti. Che abbia ancora paura di quell'altro Pokémon. E va bene. Rimangono soltanto i Pokémon più scarsi. Ce la possiamo cavare tranquillamente da soli. Tu vai pure avanti, Link. D'accordo. Ti fidi di me allora? Sono contento. Anche il mio Bostiff non vede l'ora di scatenarsi. Ok. Miraidon, per colpa tua la mia infanzia è stata davvero tremenda. Ma questo non vuol dire che mi fa piacere vederti in questo stato. Che ti credi? Tu hai una forza straordinaria e al tuo fianco ci siamo noi. Quindi non temere. Sono sicuro che riuscirai a battere quel Pokémon. Forza, metticela tutta! E allora anche noi ce la metteremo tutta. Nel prossimo episodio entreremo nel laboratorio e incontreremo finalmente Professor Turum. Forse, non si sa perché da quello che scrive nel libro è molto strano che abbia trovato all'improvviso un suo pari dopo che aveva deciso di volersi sdoppiare. Chissà, ad ogni modo amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Violetto. In descrizione come sempre trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!